Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono qui con un video un po' più lungo del solito, dove vi spiegherò passo per passo come ottenere due cose nascoste di questo gioco. Innanzitutto il finale alternativo, che per molti è il finale buono, ma soprattutto quest'arma qui che staccherete dal naso di questo quadro. Quest'arma si chiama Bugia Perfetta o Golden Lie in inglese ed è un'arma tendenzialmente molto carina, ma che non fa particolarmente chissà quale danno. Prima di parlare dell'arma però voglio darvi alcuni consigli veloci. Innanzitutto dovete raccogliere il quadro di Geppetto, dovete raccontare una vagonata di palle, ascoltare i vinili che trovate durante la partita quando potete. Soprattutto se avete già fatto scelte diverse dal raccontare balle, vi consiglio il New Game Plus e soprattutto non parlate a Sofia al capitolo 11 finché non avrete seguito questa guida. Quindi se avete fatto qualcuna delle cose che vi dicevo di non fare poco fa, beh, vi consiglio il New Game Plus. Ora vi mostro velocemente l'arte della favola di quest'arma, abbastanza veloce e che a quanto pare rompe subito la guardia. E l'arte della favola in difesa di quest'arma, che vi permette anche di deviare gli attacchi durante la sua esecuzione. Ora il danno non è particolarmente alto, io sto giocando al primo new game in questa partita che ho iniziato appositamente per girare questo video e come potete vedere il danno che faccio è praticamente zero, nonostante l'arma sia a più 5. Andiamo subito a vedere i vari step da seguire. Partiamo dal capitolo 2. Ad un certo punto di Viale Elisio, poco dopo lo stargazer dell'appartamento, troverete questa donna che piange e che vi chiederà di trovare sua figlia. Sua figlia in realtà è una bambola che trovate fuori dal municipio di Krat, prima della boss fight del municipio di Krat. Consegnategli la bambola e ditele che è una bambina carina. Ora, a me il gioco è crashato, a voi questo non succederà, almeno spero, e otterrete non solo della umanità, ma anche un vinile. Andando avanti, dopo il municipio di Krat, dopo aver parlato con Geppetto che vi darà la chiave per arrivare da Venigni, vi ritroverete all'ingresso dell'officina di Venigni. Qui io ho skippato ovviamente buona parte per non farvi perdere del tempo, ma prima del ponte che vi porta al primissimo stargazer della fabbrica di Venigni, sulla destra c'è un telefono che squilla. Rispondete e all'altro capo ci sarà Arlecchino che vi farà il primissimo indovinello. Rispondete con umano e automaticamente otterrete ulteriore umanità. Come potete vedere in alto c'è lo scritto: i tuoi meccanismi stanno reagendo. Questo messaggio cambierà mano a mano che diventerete più umani. Al capitolo 4, a Clara Luna, troverete la penitente, la persona praticamente davanti a quella seggiovia barra funivia, non so come definirla. Se avrete ammazzato l'NPC di nome sopravvissuto nel Venigni Workshop, allora potrete fare il saluto da persecutore. Se lo fate, otterrete ulteriore umanità. Al capitolo 5, nella chiesa di Frangelico, troverete un ascensore che vi porterà dritti dritti da Alidoro. Io, per sbaglio, ho cliccato velocemente e l'ho mandato all'Hotel Krat in questa partita, ma voi ricordatevi di mandarlo alla fabbrica di Venigni e, ve lo mostro in quest'altra partita, in un altro salvataggio, lo troverete al primo stargazer della fabbrica di Venigni, qui su, che si lamenta del fatto che lo avete mandato praticamente a morire. Venite qui e, da bravi ragazzi quali siete, mandatelo di nuovo a morire, lo mandate a Viale Eliseo, però stavolta lui beccherà il vostro bluff subito, si lamenterà ma nonostante questo non vi attaccherà e anzi in realtà sembrerà farà la parte del caga sotto. Comunque mentre ve ne andate da qui non solo otterrete umanità ma lo sentirete blaterare che sarebbe poi andato all'Hotel Krat. Proseguendo nella storia, troveremo nella biblioteca di San Frangelico Cecil, che ci chiederà di raccogliere l'anello dell'arcivescovo o quello che sia. Io mi sono completamente dimenticato di raccogliere l'anello e di tornare da lei, ma ho ucciso direttamente il boss. Nonostante questo, quando sono tornato da lei mi ha lasciato una lettera, l'ho letta e ho ottenuto l'emote prega. Con queste emote andiamo al sentiero dell'infelicità, fino a raggiungere una chiesa che sicuramente ricorderete perché ci dovete passare per forza per poter procedere in questo livello. Arrivati a quella chiesa, possibilmente eliminate tutti i nemici che possono venire a rompervi i coglioni, posizionatevi davanti alla Madonnina e pregate, usate l'emote prega. Questo vi concederà un altro po' di umanità. Sempre durante lo stesso capitolo arriveremo finalmente nella zona del distretto di Murim, dove alla fine troverete la confraternita dei conigli neri per la prima volta. Ora,
dallo primo Stargazer girate a destra, seguite la strada che ho fatto io fino a raggiungere questa piazza enorme con quel mostro enorme. Evitatelo se volete o ammazzatelo, proseguite lungo la vostra strada, ad un certo punto troverete un telefono che squilla. Rispondete, ci sarà di nuovo Arlecchino che vi fa un indovinello e selezionate la risposta candela per ottenere di nuovo della umanità. Come avete potuto vedere il messaggio è già cambiato in "il tuo ergo sta sussurrando". Alla fine del capitolo 5 potremo raccogliere finalmente il quadro da consegnare a Geppetto. Questo quadro vi consiglio di consegnarlo appena lo raccogliete, tanto avrete lo Stargazer della fight con i conigli, quindi potrete tornare immediatamente lì. Alla fine del capitolo tornerete comunque all'Hotel Krat e Antonia vi darà la chiave sotto comando di Geppetto per raggiungere Rosa e Isabel. A un certo punto troverete Julien che vi chiederà di trovare la moglie, trovate la moglie, tornate da lui e ditegli di aver visto il messaggio d'amore della moglie, cosa che in realtà non è, quindi mentite spudoratamente. Otterrete di nuovo umanità e un anello nuziale, andate subito a mostrare l'anello nuziale all'Hotel Krat a Polendina, che non sarà dietro il bancone ma sarà vicino a questa fontana. Parlategli e lui vi dirà che tendenzialmente è innamorato di Antonia e gli mostrerete la fede nuziale, questo vi darà ulteriore umanità. Alla fine del sesto capitolo come boss troverete Romeo, una volta che lo avrete ucciso sedetevi allo Stargazer e andate all'albergo, parlate con Antonia che vi chiederà se è ancora bella come una volta e voi ovviamente le direte la verità dal profondo del vostro cuore. Le direte che è bella, quindi le starete mentendo sputoratamente in faccia. Andiamo avanti al settimo capitolo, alla grande esibizione. Io, prima di ammazzare Victor, ho sbloccato un po' tutti gli shortcut, perciò vi mostro velocemente, se riesco ad ammazzare questo. Aspetta, no, schiatta. Ok. Come raggiungere Belle. Belle è un NPC che potrete mancare facilmente. Io, ad esempio, nella mia primissima run l'ho mancata completamente. Per raggiungerla sarete quasi costretti, diciamo, a raggiungerla, nel senso che la troverete proprio sotto a questa pedana qui. Appena arriverete in questo punto, lì giù ci sarà Belle che parla e si lamenta. Parlatele e lei vi chiederà di uccidere Victor. Perciò mettiamo in stallo la quest di Belle e continuiamo l'esplorazione del livello, finché ad un certo punto ci troveremo davanti all'ennesimo telefono che squilla, perciò alzate la cornetta, Mondial Casa vi aspetta, no, Arlecchino vi aspetta, e vi chiederà, vi farà l'ennesimo indovinello e gli dovrete rispondere questa volta con uovo. Otterrete di nuovo dell'umanità, come sempre. Dopo aver ucciso Victor, potrete parlare per la prima volta con Simon, che è piccolo grande spoiler, è anche il boss finale del gioco, ma ormai sono 2 settimane il gioco è uscito, quindi non mi cagate il cazzo, dovrete averlo finito tutti il gioco, o quantomeno saprete che è il boss finale. Rispondetegli con speranza di una cura, che tendenzialmente per me non era una bugia, ma era la risposta esatta da dare. Appena avrete ucciso Victor tornate all'albergo e come potete vedere lì a destra c'era già Belle, ma prima di parlare con Belle andiamo a parlare con Polendina. Polendina vi dirà che è preoccupato per la salute di Antonia, che giustamente sta schiattando perché ha solo 180 anni, e vi chiederà una cura. Per avere questa cura dovete andare a parlare con Giangio, che si trova ovviamente ancora di fronte all'albero degli zecchini d'oro. Gli consegnate uno zecchino d'oro, quindi fate bene attenzione ad avere almeno uno zecchino d'oro, e lui vi consegnerà una pozione. Questa pozione dovrebbe essere poi la cura contro la malattia pietrificante di Antonia. Voi questa pozione la portate immediatamente a Polendina e gli dite di utilizzare la cura. Quindi scegliete proprio "usa la cura". Così facendo lui darà la cura a Antonia e voi in cambio otterrete dell'umanità successivamente. Parlate anche con Eugene e raggiungete Alidoro nella palude del capitolo 8. Quindi iniziate il capitolo 8, raggiungete questo punto qui dove potrete sbloccare quel carrellino, scendete giù, parlate con Alidoro e consegnategli i guanti che Eugene ha fatto per lui. Qui ragazzi c'è da fare attenzione, perché se sbagliate scelta perderete 3-4 punti di umanità in totale, perché qui c'è la possibilità di iniziare una quest secondaria di Eugene in cui scoprite che Alidoro non è realmente Alidoro, ma noi dovremo mentire, perciò gli diremo che era contento e otterremo dell'umanità.
Dopo aver fatto fuori il boss della palude, andate a parlare con Antonia e partirà una scenetta in cui suonerete il pianoforte, alla fine della quale, per l'ennesima volta, otterrete qualche punto di umanità, portandovi sempre più vicini all'obiettivo di questo video. Andiamo avanti al nono capitolo, esplorando Krat in rovina, o meglio, verso la fine del livello Krat in rovina, troveremo un telefono. All'altro capo del telefono, come sempre, ci sarà Arlecchino. Parliamogli e rispondiamo con la risposta Ergo. Appena finito il nono capitolo, tornate a un telefono qualsiasi. Io ho selezionato proprio quello che vi ho mostrato poco fa, semplicemente perché è molto vicino ad uno Stargazer. Perciò tornate a questo telefono, rispondete e all'ennesima domanda di Arlecchino selezionate la risposta no. Sempre durante lo stesso arco temporale, quindi dopo aver finito il nono capitolo ma senza essere ancora scesi sottoterra, andate a parlare finalmente con Belle, che vi chiederà di trovare un amico. Questo amico lo trovate allo Stargazer del binario della stazione di Krat. Io ho utilizzato gli shortcut aperti precedentemente. In ogni caso dovrete scendere tendenzialmente sotto lo Stargazer. Troverete questo treno con questo tizio. Io l'ho anche fatto fuori, ma potete lasciarlo tranquillamente in vita. Vi chiederà di dire a Bell che è morto, ucciso da un burattino, ed è quello che voi effettivamente farete. Otterrete un disco e ovviamente dell'umanità. Finalmente potrete proseguire al decimo capitolo e dopo la boss fight vi ritroverete davanti a Lidoro, all'inizio spaventato e successivamente spaventato. Decidete di attaccarlo, lui non farà nulla contro di voi, ma vi basterà un solo attacco per farlo fuori. Immediatamente otterrete un cilindro e dell'umanità. Prendete quel cilindro e andate da Venigni, parlategli e fategli decifrare questo cilindro, dove ci sarà scritto praticamente che l'originale Alidoro era il fratello di Eugene, la ragazza che vi modifica le armi. Andate da lei e ovviamente non le dite un cazzo, le dite che era un persecutore di talento, non ditele che era il fratello. Così facendo mentirete per la 156esima volta durante questo video e otterrete di nuovo della utilissima umanità più un disco. Vi chiederete perché sono così contento di ottenere dischi, ve lo spiegherò tra poco. All'inizio dell'undicesimo capitolo sarete molto vicini alla fase in cui scopriremo se abbiamo fatto tutto correttamente, ma prima cosa ascoltate tutte le statue di sabbia che troverete all'inizio dell'undicesimo capitolo per ottenere altra umanità. Più avanti, non vi mostrerò dove perché non voglio spoilerarvi troppe cose, troverete l'ennesima porta della Trinità, l'ultima porta della Trinità, che potrete aprire solo se avrete analizzato quello scatolino che avete ottenuto con l'ultima telefonata che vi ho mostrato. All'interno di quella stanza troverete Arlecchino, o quello che ne resta, che vi chiederà che cosa pensate di essere, se umani o burattini. Rispondetegli umani e otterremo un vestito, un quarzo e dell'umanità, come sempre. Finalmente potremo proseguire fino all'Axasia, uccidetela e tornate subito all'hotel. Ascoltate due o tre dischi di quelli che avete ottenuto finora, nel frattempo potrete cazzeggiare tranquillamente. Per ogni disco otterrete un po' di umanità. Ora è il momento di andare da Sofia, quindi dopo aver ascoltato tutti i dischi o due o tre dischi, in teoria dovresti avere abbastanza umanità per ricevere dei capelli bianchi quando parlerete con Sofia e deciderete di concederle la pace. Questo vi renderà praticamente già umani e dovreste leggere il messaggio "avverti un calore". Ora da qui sono tutti passi extra che dovremo fare solo per ottenere l'arma finale. Venite da Venigni che vi farà ascoltare un messaggio del re dei burattini e ditegli che non avete sentito, così otterrete ulteriore umanità. Prima di affrontare Simon, quindi dopo aver parlato con Sofia, potrete procedere a salvare Geppetto. Quando lo salverete, lui vi chiederà se è stato un buon padre per voi, cosa che ovviamente non è stato, ma voi gli direte di sì, perché mentendo otterrete ulteriore umanità. Tutto questo vi porterà piano piano a vedere quel bastone dorato che vi ho mostrato all'inizio del video, perché potrebbe essere che per voi il bastone c'è, ma non è dorato. Proseguite ancora, se non potete raccogliere il bastone, sconfiggete Simon e ditegli che avete liberato Sofia dall'abbazia di Arche. Anche se lui può vedere il vostro bluff e scoprire che state tendenzialmente mentendo, otterrete comunque dell'umanità. Una volta che avremo ottenuto dei bei capelli bianchi, una nuova tintura e un'arma tendenzialmente inutile ma ci servirà semplicemente per fare dei trofei,
potremo venire da Geppetto e rifiutare la sua legittimissima offerta di strapparci il cuore dal petto per regalarlo a un altro pupazzo, contro il quale dovremo combattere. E come ben saprete, una volta finita la fight, una volta vinta la fight, ci sarà questa scenetta in cui Geppetto perderà parte del suo intestino tenue sulla vostra maglietta. Ora, per dimostrarvi che effettivamente anche già alla prima run, perché questo è un salvataggio creato ad hoc, c'è la possibilità di ricevere questo finale alternativo, vi mostrerò questa breve scenetta in cui Pinocchio piange e Geppetto si rende conto che Pinocchio è già diventato umano. Per questo video è tutto, ragazzi, io vi saluto e ci rivediamo alla prossima. Ciao! Sorry.